Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon. Qui con me c'è la mitica Simona. Di Simon & Simon e questo è Surviving Mars. Allora, invece di fare l'Easy Start, che è quello che ho sempre fatto quando giocavo da solo, abbasso un po' perché non sento la mia voce, ho deciso di fare una partita normale. Non so come funzioni, quindi sbaglierò, morirò gente, ma è un sacrificio che sono disposto a correre. Scegliamo come prima cosa lo sponsor della nostra missione. C'è la Space Y che mi sembra carino. Ognuno dà cose diverse, però io sceglierei così sulla fiducia o l'Europa o la Space Y, dai. Space Y? La Space Y. C'è anche l'Ark. Church of the New Ark. No, questi già sono più difficili. Quelli più facili sono quelli iniziali. Very easy. 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 E già qua iniziamo a essere normale, Però iniziamo già con 5 razzi. Intanto Simona cigola. Ah, io sto ridendo. Invece è scritto di chi è la Space Y. Di Elon Musk. Non lo so, un'altra lingua. Allora, Lemon che... Lemon Helmet. Invece di Elon Musk. Lemon. Lemon Task. Questa è Simona, iscrivetevi al canale per aiutare Simona. Allora, abbiamo un po' di cose, di specializzazioni per il nostro leader da poter scegliere. Inventore, oligarca, ingegnere dell'acqua, dottore, psicologo, politico, futurista, ecologista, astrologo, astrogeologo, rocket scientist, che direi, siccome sono io rocket scientist, o casuale. Con ogni... Lemon Task è bellissimo. Allora, io devo scegliere il logo. Bello questo. Mr. Andy, che carino. Curiosity. One small step. Questo c'ha la faccia da vista il papà. Anche il figlio, mamma. Mi sembra rassegnato. Cavoletti di Bruxelles. Don't panic, ok. Ah, scusa, torna indietro. Non sembra data. Sembra data, sì. Vabbè, sì, Don't Panic. Mi pare scontato. Don't Panic mi sembra giusto. Misteri casuali. Casuali. Continuo a ridere sulle montasche, ma ritorno nel mio mondo. Torna nel tuo mondo. Ah, guardate che bello. Don't Panic, scritto gigantesco sul razzo. Lasciamo tutto così perché non ho idea di che cosa sto facendo. Fantastico. E selezioniamo un posto. Cimmeria Alpha, Serenum Beta. Elysium Alpha, mi piace Elysium. Ah, ci dice qua quante risorse abbiamo. Questa è meglio. Questa mi sembra migliore come posizione. E iniziamo, finalmente iniziamo, no? Questa fantastica partita. Penso di fare episodi di 20 minuti e mezz'ora. Adesso ci regoliamo, insomma, per non far sì che non siano troppo pesanti, ma nemmeno... E questo mi parla sopra. Ah, ha detto solo welcome, va bene, ok. Puoi stare zitto adesso. Pezzette. Allora, beh, iniziamo sempre qua. Non abbiamo... Ok. Ci mettiamo vicino... Ci sono un po' di depositi di metallo qua, ma ci serve subito il cemento, quindi... Mi metterei qua. Yeah, siamo atterrati. Ok. Questi mitici robottini, tu vai subito a raccogliere il metallo, sia mai. Facciamo subito qualche deposito. Intanto è uno scampanellino unico. Ho battuto le campanelle. Ma l'ha capito che deve raccogliere il metallo? Non sta metallizzando. Non sento metallizzare. Sì, scusate lo scampanellino, ma fa caldo, c'è il ventilatore, i campanelli accesi, eccetera, eccetera. E tutto a palla abbiamo. Allora, mettere subito un ground hub. Più o meno... dove lo possiamo mettere? Qua. Va bene qua.
possiamo mandare un pochino più veloce, così. Non so perché non stava cogliendo le visore, forse non sta funzionando. Non sta flussando. Iniziamo a mettere. Non abbiamo il generatore di Stirling, che è una cosa con cui invece in genere iniziamo. Va bene. Iniziamo a fare un po' di pannelli solari. Ok. E gli mettiamo anche un accumulatore, così mettiamo una parte dell'elettricità. Un'altra cosa che ci bisogna fare immediatamente. Abbiamo lo shuttle lab già sbloccato. Abbiamo un bel po' di cose già sbloccate, vabbè. È la raccolta di. Nel cemento, che è production qua, la pasta cementizia. Se ci seguite su Ark sapete, la pasta cementizia, tutto attaccato, no? Ok. Poi andrei a ricercare un po' di tecnologie. Beh, le prime le prendiamo tutte. Altro, mi sembra che non abbiamo il robottino di esplorazione. Male. Sector scanned. Anomaly found. Ok. Non sta andando avanti spedito quanto vorrei, sfortunatamente. Però finalmente abbiamo un pannello solare, anche se ormai è notte, quindi si è attivato e si è disattivato subito dopo. Non si dice sfortunatamente. Sfortunatali. Meglio? Sì. Alziamo la priorità al coso che prende il cemento, che senza cemento siamo messi male. Vai, vai, cementificate. Un'altra cosa bella che possiamo fare è dare soldi per la ricerca. Ok. Noi stiamo sbloccando un po' di cose che all'inizio sono utili. Ok, beh, lui stava cogliendo metallo a manetta, è il suo compito. Lo facciamo scaricare qua. Ah, non ho collegato, giustamente l'ho collegato solo fin qua. Oh, un po' di energia riusciamo ad averla finalmente. Eccoci qua. E adesso arriva anche il cemento. Dobbiamo fare anche il deposito per i rifiuti. Lo mettiamo qua. Cercando di vedere se c'è dell'altro metallo da poter raccogliere. Research complete. Non mi sembra che questo metallo sia raccoglibile. Stranamente, aggiungerei. Abbiamo completato una ricerca, ok. Il metallo ce n'è avanzato un po', una decina ne abbiamo.
Abbiamo iniziato a fare anche le cose di supporto vitale. Dobbiamo capire dove mettere la nostra colonia anche. Perché ad esempio qua ho trovato dei depositi di metallo che sono interessanti. Ci conviene all'inizio non avere fretta eccessivamente e fare i sensori, eccoli qua. Li metto qui. Perfetto, così possiamo esplorare cosa abbiamo vicino. Ok, i nostri robottini stanno ancora prendendo risorse un po' da zone a caso. Sector scanned, anomaly found. Continuiamo a trovare anomalie. Io in effetti mi farei mandare un razzo dalla base con su l'esploratore. Questo. Quello che comanda gli altri droni. L'esploratore. Fiancheggiatore! No, guarda un'altra cosa. Fiancheggiatore! Cosa avevamo? Per fare building abbiamo. Bah, me li manderei tutti. Ah, niente, abbiamo finito lo spazio, però almeno questi me li manderei. Questo non so se si sta riempendo, non sembra che si stia riempendo di carburante. Quindi resterà qua a vita se aspettiamo così. No, un po' si sta riempendo. Ah no, è l'altro razzo che sta arrivando. Vai robottino, ce la puoi fare. Guardate di che bellini. Guardate di che bellini che sono e stanno andando a prendere il metallo piano piano. Cioè se io facessi il Moxie adesso, quello che genera l'ossigeno, sarebbe inutile. Perché è troppo presto, in sostanza. Ci fossero dei depositi d'acqua non sarebbe male. Ah, possiamo fare degli altri cose di droni e se li mettiamo che si sono uno vicino all'altro tipo così inizia a diventare interessante la cosa. Che a sua volta questo ci permetterà di prendere le risorse che sono qua. E così via proprio avanti faremo direttamente il drone hub e quello risolverà tutti i problemi. Lo dico ogni volta in ogni video ma è la salvezza. No, si stanno scaricando i robottini, dai ce la potete fare, bravissimi. Ok, gli mettiamo un bel deposito qua. Mi consiglia di iniziare a fare la produzione d'acqua. Adesso lo facciamo. Non temete, non temete. Guardate come sono produttivi. Ok, questi stanno facendo le loro cose. Intanto questo sta arrivando. Lo facciamo atterrare qua vicino. Ecco qua. Sector scanned. Anomaly found. Ok, possiamo iniziare a prendere l'acqua dalla condensa, in sostanza. Non è male.
No active research. Ah, abbiamo sbloccato tutte le ricerche, mi sono distratto un attimo. Non ti puoi distrarre un attimo? Eh sì. Tra l'altro abbiamo già lo Shuttle Lab, che è la cosa che cerco sempre di costruire io, quindi... Stiamo andando anche troppo bene, abbiamo adesso. Appena questo è pieno di carburante, ce lo rimandiamo indietro. Però non stiamo ancora producendo il carburante. Dall'acqua, adesso provo a generarlo con... cioè, tipo generator di qualcosa. Da qui, ok, fuel refinery, eccolo qua. Ma per non sbagliare, metterei anche uno steering generator, già che ci siamo. Che è un... genera energia magicamente, in sostanza. Ok, ci dicono di fare la Moxie, e la stiamo facendo. Poi dovremmo mettere le cavi anche lì. E un serbatoio dell'ossigeno. Mettiamo sempre qualcosina in più, così siamo al sicuro dagli impatti dei meteoriti, si spera. Sector scanned. Anomaly found. Facciamo un paio di turbine da questo lato qua. E sono riuscito a non collegare comunque quel lato lì. Va bene, lo colleghiamo subito, non c'è problema. Si calmi, si calmi. Stai arrivando, eccomi qua. Abbiamo il nostro robottino esploratore che possiamo mandare ad esplorare le anomalie. Ne abbiamo un sacco qua vicino. Tu chiuditi. Ok. Ne abbiamo davvero tante. Speriamo di beccare un sacco di cose utili qua. Poi abbiamo anche questo che ci permette di controllare gli altri droni. Questo, scusate. Ecco qua. Questo per adesso non lo stiamo usando. Più avanti potrebbe essere utile. Anomaly analyzed. Milestone achieved. Abbiamo analizzato un'anomalia. Oh, incredibile. Quindi siamo praticamente operativi sul punto di, dal punto di vista del ossigeno ed acqua. E qua vedo un bel deposito di metallo che vorrei andarmi a prendere. Quindi le cupole le farei qua vicino. Il che significa che dobbiamo fare un altro di questi qua con i robottini. Sector scanned. Ok, qua lo metterei. The rover manipulators held the silver white mineral up to the camera. Ok, ci ha potenziato delle ricerche. Schifo non ci fa. Mandiamo questo robot qua speciale che ha dei droni sotto il suo comando e li ricarica anche, quindi molto utile. Metterei un'altra linea di produzione di cemento.
con il relativo deposito. Però l'importante è che costruiscono il coso dei robottini, e l'hanno costruito. Adesso da qua possiamo farci la nostra cupola. Domes, eccolo qua, Basic Dome. Tac. Dobbiamo far arrivare i tubi fin qua, l'unica cosa un po' noiosa. Se avessi fatto direttamente i tubi lì sarebbe stato meglio. No active research. Facciamo passare, adesso mi metto a fare le ricerche, non temete. Facciamo passare tutto sopra. Tac. E tac. Voilà. Iniziamo a sbloccare cose interessanti, eh. Possiamo distruggere, possiamo il trasporto è potenziato. Ci danno soldi, che fa sempre piacere. Mi sa che ho speso tantissimo per pushare le ricerche, non avevo visto quanti soldi avevo. Vabbè, ormai l'ho fatto, ci teniamo i soldi che sono rimasti. Vediamo che altre anomalie ci sono, ma ce ne sono un bel po' da analizzare. Sono i polimeri che mi preoccupano. Quanti polimeri abbiamo in tutto? 17, no dai, bastano. Con le risorse avanzate dovremmo poi avere la manodopera, ovviamente. Allora, prendiamoci il concrete. Vehicle battery low. E lo andiamo a buttare qua. No, non finiva la batteria, vieni qua. Mi piace che possiamo mandarlo sui cavi a ricaricarsi. Intanto questo sta venendo distrutto dalla polvere. Facciamo un altro deposito apposta per il concrete. Ok, penso che la cupola sia già stata fatta? No. La stanno facendo, beh, ce ne vogliono 80, ci vuole un pochino. Allora, tu vai ad esplorare qua, intanto non c'è un momento di pace, eh? Non che mi dispiace. Breakthrough discovered. E là, abbiamo sbloccato la cosa che fa costare meno le cupole. Averla sbloccata prima sarebbe stato meglio, però vabbè, ormai. Quello forse ci dà soldi, anche quello è utile. Non l'avreste mai detto, eh. Non so se conviene distruggerla e rifarla a sto punto, la cupola. Mi sa di no. Sector scanned. Allora, intanto tu come stai andando? Ah, non l'ho mandato sull'anomalia, mi sono sbagliato. Sono depositi di metalli preziosi questi. Intanto sto portando l'altro cemento. Questa l'abbiamo quasi fatta. Breakthrough discovered. Allora, abbiamo fatto un'altra scoperta sconvolgente. A tratti allucinanti. Sì. Che non lo so.
che, ah giusto, le cupole fanno diventare meno pazze le persone. Utile. Sbloccherei prima questa comunque, però sembra utile. Qua ci sta un'altra cupola, sono un sacco di metalli preziosi lì. Ok, stiamo finendo la prima cupola finalmente. Guardate che strane le ombre con la costruzione che si completa. Ho fatto veramente bene. Ah, non abbiamo l'energia, giusto? Beh, insomma, arriviamo fin qua. Allunghiamo un attimino. Allora, facciamo subito delle case. Le case. Qua ci vuole del cibo. Del cibo. Che non abbiamo sbloccato, quindi dobbiamo fare quelle idroponiche per adesso. Perché c'è un edificio che non sta funzionando? Not enough water. Ah, la raffineria, la spegniamo un attimo. Sento allarmi che suona da tutto spiano, ma non ci posso fare niente se non c'è l'acqua. Ti ho spento, cosa vuoi di più? Ma aspettavo che smettesse di funzionare una volta spento. No, non l'ho convinto. Ci mancava almeno uno di acqua. Ok, chissà cosa ho spento invece. A questo punto farei arrivare i passeggeri. Tanto questo potrà andarsene a casina. Ciao ciao. Farei anche il landing pad a questo punto. Tanto costa solo 10 di cemento, poca roba. Mi sa che non bastano i polimeri per fare tutte le belle cose che vorrei fare io. Vediamo se riusciamo a farci mandare un po' di polimeri. Giustamente si chiama Dragon la lametta. Ok. Dobbiamo aumentare l'estrazione dell'acqua, altrimenti non riusciamo a riempire le navicelle. Ma è un problema per dopo, diciamo. Per adesso siamo tranquilli. Resources are low. Ok. Recuperiamo tutto il cemento che abbiamo, lo consegniamo. E appena arrivano i nostri primi coloni. Stanno arrivando? Non mi sembra che stanno arrivando. Mettiamoli qua. Mi preoccupa sta cosa dei polimeri. Allora, ne farei un altro di landing pad, sempre qua vicino, sempre in zona. Tipo, troppo vicino no. Tipo, qua. Questo è completato, questo ci verrà pochissimo. Così facciamo atterrare le due capsule qua vicino.
Il mio consiglio è di avere i depositi sempre vicino al drone hub, così i droni, i robottini riescono a prendere le risorse. Però è un consiglio, non cambia niente alla fine. Yeah, arrivano i primi omini e non possono nemmeno mangiare, sono portati il mangiare da casa. Ok. Sì, la schiscetta. Guardateli come sono schisciati. Yeah, yeah, yeah. New colonists have arrived. E ci suggerisce di costruire il laboratorio di ricerca. Che costa però delle risorse che non abbiamo. Cioè, non ce l'abbiamo. Ne abbiamo 11. Quanto costava quello? Ah, costa 8, dai, ce la possiamo fare a farne uno almeno. Lo mettiamo lì a fare, poi quando riescono lo facciamo. E riusciamo a far arrivare anche le risorse che ho mandato. Così almeno finiscono la struttura di riciclo dell'acqua. Ok. Aspettiamo che arrivi anche lui. Ecco qua, è arrivato a destinazione. E ha fatto l'autosalvataggio. Quindi sono anche a posto con la coscienza del dirvi che questo episodio finisce qua. Vi aspettiamo la prossima settimana per vedere se sti coloni riusciranno a sopravvivere. Il comitato manda la pubblicità. Se riusciranno a sopravvivere sotto il mio comando, la risposta è ovviamente no, però noi ci proviamo, no? A farli sopravvivere il più possibile. Vedete che sono già disperati, stanno già pensando. Sono già morendo di sete, sti poveri. Ma no, mi manca il Machine Pirate. Ho fatto una stupidata. Che fra l'altro poi ho fatto queste cose qua, che richiedono acqua. Ok, che adesso disattiviamo. Per dargli il cibo. Ma mi sarete rotta contro. Però settimana prossima vedremo finalmente se riuscirò a sopravvivere a questa crisi. Grazie per averci seguito e appunto alla prossima. Ciao! Ciao!